early in the morning. Buongiorno, allora intro super particolare perché sono in macchina, mamma mia che faccia, sono struccata perché sto andando a nuoto, infatti io come sport insomma faccio nuoto, vado in piscina, però siccome è presto perché sono più o meno le 9:40 e ho appuntamento alle 10:15, adesso vado a vedere in libreria se è arrivato a Cotar, la Corte di Rose e Spine. Infatti oggi è 19 marzo, dovrebbe essere uscito oggi. Io ho visto su internet che in questo paese ci sono due librerie, insomma in tutte e due le librerie è presente. Vado a vedere se l'hanno tirato fuori dagli scatoloni, così lo vado a comprare. Spero di trovarlo, incrocio le dita, non lo so perché l'altra volta non sono riuscita a trovare, non mi ricordo che libro appena uscito perché ancora non l'avevano tirato fuori. Adesso insomma vado a vedere, mi rimetto gli occhiali che avevo tolto per non essere ancora più oscena, mi rimetto gli occhiali, prendo la borsa e esco. Quello è l'Ubik. Ora vado a vedere se lì lo trovo. Niente, alla Ubik, niente. L'ho trovato, eccolo qui, e ce n'erano solo due, quindi sono stata molto fortunata. Adesso mi mettono sotto. Comunque ce n'erano solo due, quindi sono stata un sacco fortunata. Senza contare che la signora della cassa, insomma, mi ha detto: "Ma no, è arrivato adesso, già lo compri." E io ho risposto: "Beh, sono venuta apposta perché sapevo che c'era." Quindi ora torno alla macchina e ci sentiamo dopo. In the afternoon. Allora, eccomi qui, sono le 13:29. Io sono tornata a casa dal nuoto, ho pranzato, ho dato una sistemata e quindi adesso finalmente posso godermi Acotar, la Corte di Rose e Spine. Come avrete sicuramente visto nelle clip precedenti, sono infatti riuscita a trovarlo e quindi si può dire che adesso comincerà ufficialmente la Reading Challenge. In realtà io non so come chiamarla, come chiamare questo video. Ho già fatto un video simile quando vi ho parlato di The 100, insomma il libro di The 100, come dico io. Vi lascio qui il link per vedere quel video, però in quel caso il mio scopo era vedere effettivamente quanto impiegavo a finire un libro. Questa volta non voglio vedere quanto impiego a finire un libro, voglio semplicemente leggerlo insieme a voi e commentarlo man mano. Per farlo ovviamente devo leggerlo tutto d'un fiato, tutto d'un botto, altrimenti il video verrebbe troppo lungo. Insomma è tipo un leggo con voi. Poi vedrò come intitolare il video, ma in ogni caso adesso mi metterò a leggere, come sempre vedrete l'ora quando leggo, ogni tanto vedrete spezzoni di me che vi parlo e niente, spero che questo video vi possa piacere. Poi a fine video troverete una parte dedicata alle mie considerazioni sul libro una volta che l'avrò letto, diciamo una considerazione, una mini recensione a caldo. Quindi niente, ora mi metterò a leggere e a dopo. Allora, aggiornamento delle 15:40. Sono passate circa 2 ore da quando ho fatto il primo clip di questo video e in questo lasso di tempo sono arrivata qui, cioè praticamente all'inizio. Ho letto 54 pagine, ecco, sono proprio a pagina 54. La storia di cosa parla? Ecco, adesso posso dirvi qualcosa per quel che ho capito. Parla di questa ragazza che si chiama, allora si scrive Feire, però da come ho capito si legge Fairu, quindi parla di questa ragazza che si chiama Fairu, che vive in condizioni di povertà. Lei e le sue due sorelle e suo padre vivono in questo cottage in un paesino molto molto piccolo e sono molto molto poveri. E la nostra protagonista Fairu va appunto a caccia per procurarsi il cibo per sopravvivere. Sostanzialmente un giorno durante questa caccia uccide un lupo. Un lupo che però non è un semplice lupo, ma è un fae. In questo mondo, infatti, non ci sono soltanto gli umani, ma ci sono anche le creature fatate, i fae. Gli umani e i fae non sono in un buon rapporto, ecco, c'è una sottospecie di lotta tra di loro e gli umani temono molto i fae, quindi decide di ucciderlo e tranquillamente prosegue la sua vita, finché qualche giorno dopo non bussa. Relativamente bussa, ecco, alla porta di casa sua un altro fae che chiede vendetta per la morte di questo lupo fae che era suo amico. Dunque la nostra protagonista viene data una scelta: o ti fai uccidere per ripagare la vita che hai preso, oppure lasci la tua casa per sempre, le tue sorelle, tuo padre, e invece di morire vai a vivere nel regno dei fae. Praticamente questa bestia che va a chiedere vendetta le dice: "Vieni a vivere con me nella mia tenuta."
E quindi io per ora sono arrivata proprio a questo punto. Loro lasciano il regno degli umani alla volta del regno dei fae e vanno e si trovano proprio davanti la porta della tenuta di questa bestia. E io immagino che effettivamente la bestia non sia proprio una bestia, bensì adesso riassuma delle sembianze umane. Non c'è alcuna novità per il momento, io continuo la mia lettura, spero di finirlo entro sera, ma già prevedo di no, prevedo di non farcela, quindi molto probabilmente anche domani dovrò leggere. Sto parlando troppo, io ritorno a leggere, ci sentiamo tra un paio d'ore, due, tre. Allora, vi devo fare un aggiornamento perché è parecchio che sono sparita. Sono le 21:47, io sono andata avanti nella lettura fino a qui. Non sono ancora a metà, sono praticamente a pagina 153. La lettura procede in modo molto 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 lento, non perché non mi piaccia, ma perché non mi convince del tutto, non mi convince al 100%. E sapete cos'è? Mi sembra di leggere qualcosa di già scritto. Sono andata un po' a fare qualche ricerca su internet e effettivamente i miei dubbi sono stati chiariti. Questa storia, La corte di rose e spine, Akotar, era nata come una rilettura, anzi una riscrittura di La bella e la bestia, perché effettivamente ci sono molte somiglianze, molte cose che mi fanno dire ma questa cosa l'ho già sentita. E poi non lo so, lei mi ricorda molto Katniss Everdeen di Hunger Games e anche questa cosa, boh, mi sa di già sentito, già visto, anche il fatto sì, proteggiamo la mia famiglia, un po' povera, un po' vado a caccia, un po' con l'arco, è così. Mi dà questa sensazione. Credo di aver avuto tantissime aspettative su questo libro e non che queste aspettative siano state deluse, perché ecco, appunto, non sono neanche a metà, che ne posso sapere di cosa succede, però semplicemente mi aspettavo tutt'altro. Ecco sì, mi aspettavo tutt'altro. Ora continuerò a leggere finché mi regge la pompa, come si dice qui. Magari ci sentiamo dopo, o per la buonanotte o per un aggiornamento a tarda notte. No, cioè, scusatemi, ma io ve lo devo fare questo aggiornamento. Sono le, oddio, non so neanche che ore sono. Che ora è? 00:01, ecco. Io sono arrivata orora a pagina 200. Guardate, non voglio farvi spoiler perché me lo sono ripromessa, però è successa una cosa, no? Una di quelle cose che mi sta lasciando con un facepalm spalmato qui sulla faccia. È una frustrazione, mi sta rabbia, mi sta what the fuck. Praticamente, vabbè, vi ho detto, vi ho dato qualche accenno della trama, no? Lei si ritrova a vivere in questa casa, in questa tenuta, sì, di questo fae, di questo mostro. Quindi noi vedremo le avventure di questa Fairu, ancora non mi imparo come si chiama, Fairu. All'interno della casa, della villa, di questo mostro. Bene, adesso è successa una cosa che mi ha ricordato 50 sfumature di grigio. Per chi l'ha letto può capirmi, per chi non ha letto io non so che dirvi, cioè ho sentito proprio la necessità di registrare questo aggiornamento, anche se effettivamente non è che avessi altro da dirvi se non un facepalm. Cioè, no. No, anche no, anche potevamo evitarcela, anche boh, anche ok. Io continuo a leggere. Cioè, l'asticella del trash si è alzata. The next morning. Buongiorno ragazzi, allora sì, sono struccata, mi sono praticamente alzata dal letto 10 minuti fa. Sono le... ok, questo telefono è ancora spento. L'orologio ci dice che sono le 9:25 quasi e io mi sono svegliata più o meno adesso. Ieri sera poi non ho più fatto clip perché praticamente a casa mia dormivano tutti, non mi andava di dar fastidio. Poi a un certo punto mi sono struccata, mi sono messa il pigiama e quindi ecco, non mi andava di farmi vedere in quel modo. In ogni caso ho letto più o meno fino all'1:30, in realtà era 1:38 quando ho chiuso il libro e mi sono messa a dormire. Allora, sono arrivata a pagina 250 qualcosa, no, forse un po' di meno, 220, no, 232, oddio, senza occhiali non vedo niente, comunque sia. Sono arrivata a pagina 232 e io ora vi prego non linciatemi,
non sto trovando veramente nulla di così bello, innovativo, interessante all'interno di questo libro. Lo sto dicendo anche a tutti quelli che mi scrivono su Instagram. Mi risulta estremamente banale. Ecco, non riesco a togliermi questa sensazione di già letto, non riesco a trovarci poi esattamente nulla di così interessante all'interno di questo libro. Cioè, non è la prima volta che un protagonista maschile super burbero si trova in realtà con un cuore d'oro, e non è la prima volta che una super cazzuta eroina protagonista poi alla fine diviene super mansueta appena trova l'amore. Ecco, io non lo so. Spero in una rivoluzione, spero che adesso accada la rivoluzione. Io ora mi rimetto a leggere, oggi ho la mattinata libera, poi oggi pomeriggio ho un po' da fare, quindi io spero di finirlo, insomma, in mattinata e basta. Ah, vi devo dire anche un'altra cosa: siccome ieri ho letto tutto il giorno, ma proprio veramente tutto il giorno, questa notte mentre dormivo ho sognato la corte di Rose e Spine, cioè ho sognato di far parte di questa corte fantastica e meravigliosa, però ho sognato anche che c'era un personaggio diverso da Lucien, Tamlin e insomma tutti quelli che ci sono, e c'era un tipo misterioso, si chiamava Eric, una cosa stranissima. Vabbè, adesso torno a leggere. Ah, scusatemi se sto reggendo il telefono con la mano, ma il cavalletto lo devo andare a recuperare. Non riuscirò davvero mai a sistemarmi questi capelli in una maniera decente, soprattutto dopo aver portato la treccia per tutto il giorno, ma va bene. Aggiornamento pomeridiano molto molto veloce, sono le 16 e io tra poco dovrò smettere di leggere. Speravo di finire il libro prima di andar via, non ne sono sicura, però vabbè, massimo lo finisco stasera. Sono arrivata a pagina 343, adesso ve lo prendo, aspettate, ecco. Qui sono arrivata, l'ho quasi finito, mi mancano meno di 60 pagine, ecco, me ne mancheranno 50, 57, me ne mancano poche, non vi voglio dire niente perché tutto ciò che penso ve lo voglio dire nelle considerazioni finali del video. Questo era semplicemente un aggiornamento veloce per dirvi che sto continuando a leggere e per dirvi che ce la farò, ce la farò. Ho appena finito di leggere La corte di Rose e Spine. Sono le 21:56 e questo è l'ultimo clip aggiornamento, in realtà clip che tira le fila di questo libro. Partiamo dal presupposto che mi aspettavo veramente, veramente, veramente tanto, perché è un libro super chiacchierato, un libro che insomma vedo girare da tantissimo tempo, quindi avevo praticamente le aspettative a mille. Il risultato è che sono rimasta delusa. C'è la parte di me fangirl che ama gli intrighi d'amore e le storie fantasy che ovviamente l'ha trovato piacevole, però poi c'è la mia razionalità che effettivamente ha rivisto in questo libro una copia di tanti 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 altri libri che ho letto. Ora sì, è un retelling della Bella e la Bestia, quindi sicuramente c'è qualcosa di quella storia, però diciamo che io ci ho visto un po' Hunger Games ad un certo punto verso la fine, ma non vi faccio spoiler, è diventato tipo il torneo tre maghi di Harry Potter, e poi boh, mi è sembrato un po' Twilight, un po'... Ho sbagliato a crederci troppo, ho sbagliato a sperare troppo in questa storia, perché come succede sempre quando ho l'hype a mille, vengo brutalmente delusa. Leggerò sicuramente i seguiti, lo farò sicuramente, però ecco, se dovessi dare un giudizio per questo libro direi un 5 su 10. 5 perché effettivamente è una storia interessante per certi punti di vista, però non di più, perché come vi ho già detto la sensazione di già letto, già sentito, la sensazione di qualcosa che non potesse essere innovativo sul panorama fantasy ce l'ho avuta. Non voglio fare quella che critica troppo, non voglio risultare antipatica, cerco sempre di farlo con pacatezza, ma questi sono i miei gusti, ecco. Non voglio dar fastidio a nessuno, mi aspettavo troppo. E ho letto talmente tanti fantasy young adult in tutta la mia esistenza che... ecco, non ha aggiunto niente al mio bagaglio culturale, né mi ha dato tutte queste soddisfazioni, né tantomeno, ecco, lo ricorderò con così tanto amore, o lo porterò nel cuore, o lo consiglierò come un libro meraviglioso. Non è niente di che, è
un banale 5 su 10. E niente, detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Non mi uccidete, se vi è piaciuto, se lo amate, se siete fan, accettate le mie idee, per favore. Io vi mando un bacio enorme, non ce la faccio più, scusatemi se mi avete vista appunto senza trucco. Ora mi sono anche messa la canottiera perché in questa stanza col termosifone acceso e la ring light sparata davanti, ecco, fa veramente caldo. Quindi niente, io vi mando un bacio enorme, perdonatemi se non ho apprezzato questo libro, ma appunto i gusti sono gusti e io sono così. Niente, un altro bacio enorme, ci vediamo in un prossimo video, ciao!